Intanto buongiorno a tutti. Non era previsto che dovessi intervenire. Io sono veramente un po' di parte, nel senso che io ho marito e figlio che sono iscritti all'ANAS, quindi conosco benissimo il problema e sono con voi, cosa vi devo dire? E quindi rispetto a questi, li conosco adesso, non in modo approfondito, comunque li conosco bene. E credo che il tema della doppia contribuzione sia una cosa che va assolutamente eliminata, è una cosa di cui in casa, insomma, sono continuamente stimolata appunto nel dirmi, mi dicono che insomma, e mi dicono e hanno ragione, insomma, non esiste, se io voglio, deve essere una sola la contribuzione. E se uno si vuole fare una contribuzione alternativa può fare, decide lui come farla, ci sono i fondi pensione, insomma non deve essere obbligato a versare all'ENASARCO. Io quello, allora, e poi l'altra cosa che volevo dire è sulla gestione dell'ENASARCO. Credo che se ci sia proprio un ente che non è assolutamente trasparente è l'ENASARCO. È inaccettabile che l'ENASARCO non spieghi neanche a chi va a chiedere come sono gestite, no? Le proprie risorse. So che è stato chiesto come vengano gestite le risorse dell'ENASARCO, è stato risposto che non è una cosa che loro sono tenuti a dire. Questo, ecco, lo ritengo inaccettabile. Credo che forse a questo punto, oltre al commissariamento, come si diceva, credo che forse sia il caso di istituire una commissione d'inchiesta sull'ENASARCO a livello parlamentare. Io sono una neoeletta, quindi sono arrivata l'anno scorso, quindi non c'ero prima, non voglio né difendere né accusare nessuno, però ecco, credo che su questa... Ecco, io ritengo la poca trasparenza, la non trasparenza una cosa di cui inaccettabile, insomma, ecco, per principio. E quindi io mi farò promotrice dell'istituzione di una commissione d'inchiesta, perché credo che quello che ho sentito oggi, insomma, nessuno lo possa accettare, tantomeno la politica. Io, ecco, quello che mi sento di dire è che sono vicino a voi, sono con voi per tanti motivi. Ho sentito tutte cose interessanti e intelligenti, condivisibili, e quindi, ecco, sulla storia dei silenti non saprei proprio che cosa dire, vi dico la verità, nel senso che credo sia proprio un problema a livello proprio economico. E comunque io quello che mi sento di dirvi è che vi sono vicina, quindi mi interessano i vostri problemi, e quindi farò, d'ora in poi, insomma, cercherò di, me ne sono già occupata, però continuerò per darvi anche delle risposte, perché poi credo che la politica quello che deve fare è dare delle risposte, insomma, le chiacchiere non servono a nessuno, tantomeno insomma illudere le persone non mi piace, quindi preferisco essere giudicata per quello che faccio, non per quello che dico, ecco. Grazie, buongiorno. Grazie alla senatrice Ricchiuti per le parole, per l'impegno che ha preso, per aver accettato l'idea di dire qualcosa a questa platea, e permettetemi di dirlo, non ci conosciamo, insomma, però per l'onestà intellettuale, perché ha preso un impegno, tra l'altro. Non so se ha notato, senatrice, io non ho detto di che partito era, nel senso che è giusto, e questa platea lo conferma, alla fine... Esatto, non è importante, deve essere una cosa trasversale, perché qui dobbiamo prendere veramente coscienza della situazione del paese, quindi gli schieramenti sono una cosa relativa, tutto sommato, insomma, quindi è giusto, e abbiamo, credo, tutti quanti apprezzato il suo intervento. Tra l'altro lo dico da giornalista, ho cercato un po' di documentarmi, pur non essendo questa una materia mia propria, e ho visto che sono state presentate nel corso degli anni interpellanze, interrogazioni. E uno si chiede, allora, questa è una storia che molti non sanno, ma che è clamorosa, interpellanze, interrogazioni, e non abbiamo avuto mai una risposta. Questa è una cosa che veramente in qualche modo grida vendetta. Grazie ancora quindi alla senatrice Ricchiuti.